Riccardo Padovano, siete qui questa mattina in Piazza Salotto per dire cosa? Perché noi contro i dispositivi dell'INAIL non siamo d'accordo. Non è che non siamo d'accordo, con quei dispositivi noi sicuramente il 70% dei bar non apriranno e rischiano di, i bar e i ristoranti rischiano di portare i libri in tribunale. Se questa era una indicazione ce l'hanno scritto nel documento INAIL. Quindi noi ci appelliamo alla Regione Abruzzo, a cui abbiamo avuto rassicurazione da parte dell'assessore all'attività produttiva Mauro Febbo, e ci ha detto che comunque sarà in linea anche con le altre regioni. Siamo a conoscenza che l'Emilia Romagna già ha predisposto l'ordinanza, su questa base noi vogliamo lavorare, cioè la responsabilità personale, il distanziamento sociale riparte dalla persona, lo deve essere il titolare dell'attività, deve rispondere per il personale e per se stesso. Guardate che noi adesso saremo quelli che saranno in prima linea, cioè come è successo 2 mesi fa con l'emergenza, noi saremmo quelli che sta dietro il bancone con il personale. Quindi per noi sarà un ulteriore sacrificio, ma vogliamo riaprire, vogliamo portare avanti le nostre aziende, ma attenzione, non ci costringete a chiudere le attività. Non è un danno solo per noi, ma è un danno per tutta la comunità. Di quante persone parleremmo in caso di non mancata riapertura? Sulla provincia di Pescara 1300 attività commerciali, 950 bar e ristoranti. Rendiamoci conto, ci troviamo di fronte a circa 50.000 unità lavorative. Fatevi i vostri conti se vale la pena fare norme restrittive per questa bar. Se poi vogliamo aprire sulle piazze tutti i McDonald's dove arriva l'hamburger uguale per tutti, ok, accomodatevi, queste sono le norme per consentire questo. Lei è un giovane, ha una pizzeria qui a Pescara Colli, che problematiche ha in questa fase di apertura? Allora, a parte il fatto che ci hanno dato chiusura per almeno 2 mesi, quindi sono 2 mesi che non lavoriamo, non produciamo reddito, né per i nostri dipendenti che non hanno ancora preso cassa integrazione, né per noi stessi, e quindi tutto ciò che dobbiamo pagare, ovvero le utenze telefoniche, elettriche, del gas, l'affitto, le varie tasse che ci hanno solamente spostato e non ci hanno abbonato, e sono tutte cose che dobbiamo cacciare di tasca nostra senza aver prodotto effettivamente nulla dal punto di vista del reddito. E quindi questa è una grandissima problematica che ci sta facendo arrivare a fine mese senza neanche soldi per mandare avanti la nostra attività, dato che adesso dovremmo riaprire e quindi dovremmo fare comunque nuovi acquisti anche per le nuove disposizioni che ci hanno imposto. E noi non abbiamo avuto un reddito, quindi non abbiamo la disponibilità finanziaria ed economica per poter assolvere a questi pagamenti. E riaprire in queste condizioni cosa vorrebbe dire per voi? Ma riaprire in queste condizioni vorrebbe dire far salire i costi fissi del 50%, del 70% almeno, dato che la capienza media del locale viene ridotta del 70-75%, quindi vuol dire che tutto ciò che possiamo fare a livello di valore di realizzo per quanto riguarda il lavoro serale o a pranzo per la somministrazione è del 25-30% rispetto al 100% di prima, quindi vuol dire che l'affitto, la luce e tutto il resto va a incidere di più sui nostri piatti, quindi il margine normalmente si riduce. E quindi o dobbiamo alzare i prezzi in maniera assurda, ma non possiamo farlo anche per fare un servizio alla comunità e venire incontro ai cittadini, e altrimenti niente, lavoriamo gratis per pagare le tasse fondamentalmente.